Bentornati adesso al Senso Tivo. Quest'oggi parliamo di scuola, mondo della scuola che possiamo dire in agitazione. Intanto c'è anche una vostra iniziativa, partiamo da questa. A chi è rivolta? Rivolta a tutto il personale precario, ovviamente, perché è un'avvertenza sulla stabilizzazione del precariato che ormai nel mondo della scuola è da tempo ormai è sempre in aumento, purtroppo, perché non si riesce a coprire nemmeno il turnover con le nuove assunzioni. La scuola va avanti con i precari. Noi abbiamo organizzato un'assemblea retribuita proprio perché non dovesse incidere sugli stipendi già bassi dei precari, ma anche di quelli di ruolo, chiedendo l'aiuto anche per questa vertenza sul precariato, anche per le persone già di ruolo, che diano una mano a queste persone ormai sfruttate da anni nel mondo della scuola. 12 marzo dove? 12 marzo saremo presenti sotto i locali dell'Ufficio Scolastico Territoriale, che è, diciamo, la rappresentanza dell'amministrazione della scuola sul territorio. Saremo lì alle 9 del mattino, anche se l'assemblea, diciamo, il permesso retribuito per quanto riguarda tutto il personale della scuola che volesse partecipare è dalle 8 del mattino fino alle 11 della mattinata. Saremo lì, saremo numerosi, saremo tanti, anzi vi invitiamo a essere presenti anche in quell'occasione per vedere che il mondo della scuola c'è. Qual è la situazione dei precari anche della nostra provincia? Anche se appunto l'attuale legge di bilancio è intervenuta con delle iniziative che riguardano la scuola e sono anche delle novità rispetto alla situazione precedente, però non bastano assolutamente a garantire quello che potrebbe accadere e che quasi sicuramente accadrà a partire dal 1 settembre, perché si prevede un numero altissimo di posti di ruolo da ricoprire. Si parla di circa 150.000, fra i 147 e i 150 che si sono creati fra il normale turnover e dei pensionamenti. In più c'è anche i pensionamenti dovuti alla quota 100, che per quasi 20.000 unità riguardano anche i docenti, e tutto questo porterà a un fabbisogno complessivo di circa 147.000 fra personale docente e personale ATA, che a settembre dovrebbero entrare in ruolo. Personale che attualmente non è previsto come contingente che possa essere assunto. Quindi c'è anche il discorso non meno importante della stabilizzazione dei diplomati magistrali dopo le due plenarie entrambe negative per coloro che erano stati assunti con riserva, e che quindi avrebbero anche loro la necessità di una stabilizzazione con quantomeno con un concorso straordinario, che però si possa attuare in brevissimo tempo, perché uno è già stato bandito, però ha dei vincoli, per cui i posti che si potranno generare da questo concorso assolutamente non sono bastanti per quello che sarà il fabbisogno dal 1 settembre. Quindi chiedete stabilizzazioni, che cosa chiedete diciamo anche con questa giornata? Beh, la stabilizzazione è fondamentale, anche perché noi ci trasciniamo dietro dal 2015 la legge 107, che doveva in qualche modo togliere il precariato, cosa che di fatto non è successo, ma questo i sindacati unitariamente l'hanno combattuto a tutti i livelli. E ovviamente il problema della buona scuola ha portato a oggi che la situazione del precariato in Italia è un problema epocale, perché di questo dobbiamo parlare. Cioè, come hanno detto giustamente i colleghi, noi ci troveremo a settembre con migliaia e migliaia di persone che non hanno una stabilità e che aspirano ad avere un posto di lavoro, perché qui parliamo anche di precari storici. Abbiamo un problema enorme nella scuola, che è il problema del sostegno, che a tutt'oggi non è coperto da persone specializzate. È stato bandito adesso il decreto, cioè è uscito, è stato pubblicato il decreto sul sostegno. Stiamo aspettando i bandi dalle università per poter coprire questi posti, che sono solo in provincia di Arezzo, per esempio, tanto per dare un dato, nel 2018-19 nell'organico di fatto c'erano quasi 600 posti disponibili per il sostegno. Quindi
è una problematica quella della scuola che ci riguarda a 360 gradi. Purtroppo i problemi della scuola ultimamente sono più discussi in tribunale che nelle sedi istituzionali, dove dovrebbero essere discussi con un confronto paritetico con le organizzazioni sindacali, che a tutt'oggi tra l'altro non sono neanche state convocate per il rinnovo contrattuale. Noi abbiamo il nostro contratto che è scaduto nel 2018 e dobbiamo ripartire anche da lì per poter dare la stabilizzazione, ridiscutere delle problematiche anche economiche, delle risorse che attualmente non sono trattate. Quindi il problema scuola va visto a livello veramente complessivo e i problemi sono molti, e soprattutto vorremmo anche che le persone, la cittadinanza, anche le persone non di scuola si interessassero alla scuola, perché purtroppo in questi anni troppi luoghi comuni, troppe situazioni si sono altalenate nel comune scenario delle persone, per cui il problema a scuola è visto come un peso e non invece come un investimento da fare, perché non ce lo dobbiamo dimenticare che l'istruzione lo stabilisce la Costituzione. L'istruzione è fondamentale, e se vogliamo anche creare una coscienza nelle generazioni future, dobbiamo investire nel mondo della scuola. Non lo possiamo lasciare alla deriva, come lo stanno lasciando tutti, a tutti i livelli. Quanti sono i precari? C'è una stima nella nostra provincia? Così a occhio. Ma diciamo che sicuramente sono all'incirca un 30%, forse anche oltre, del personale in servizio della scuola. Si parla di numeri grossi. E quelle fuoriuscite che si prevedono col quota 100, che succederà? Sicuramente aumenterà, perché soprattutto nel primo ciclo di istruzione c'è stata una fuga, perché l'essere a 63 anni in una scuola con bambini piccoli è veramente pesante. Le persone forse non se ne rendono conto se non vivono personalmente la situazione. Io nel periodo fino al 28 di febbraio non ho fatto altro che fare domande di cessazione, quindi i posti saranno ancora di più di quelli che ci sono stati quest'anno. Già quest'anno abbiamo avuto, le scuole hanno avuto difficoltà a rimpiazzare le persone che si sono ammalate durante il periodo di influenze, o comunque, come dicevano le colleghe, trovare sui posti di sostegno, che sono ancora tantissimi, persone in grado di poter affrontare un anno scolastico decente per il bambino. Speriamo che insomma queste vostre parole siano accolte. Il 12 marzo allora ricordiamo questa giornata, che ci sia insomma la più ampia partecipazione. Sì, vi aspettiamo anche a voi, perché deve essere documentata come giornata, perché veramente non lasciate sola la scuola, perché la scuola è il futuro di tutte le nostre generazioni, del mondo intero. Grazie e ci vediamo domani.